appuntamento della stagione, la prima competizione che mette in palio un trofeo, la Supercoppa del cinquantenario della Lega Basket, la più sofferta, la più difficile, quella del maledetto 2020, quella dell'emergenza pandemia, quella con i gironi a 4 per ripartire di slancio. La parola competitività rimbomba nei muri di casa Dinamo, ancora una volta il banco è al ballo con le big, nonostante gli infortuni, le assenze, il dispendio di energie mentali e fiziche lasciate per strada al Joe Village. Pozzo non si nasconde, vuole battaglia vera contro la Virtus del suo amico Djordjevic, quella Bologna che giocherà in casa anche con il fattore pubblico, la più bella notizia che ci potesse essere per il basket. Ci sono due playmaker italiani, tanto diversi quanto fondamentali ognuno per la propria squadra, come Spissu e Paiola, determinante per proteggere sua maestà Milos. C'è l'impressionante sfida fisica tra Barnell e Abbas, c'è l'intelligenza di Benjus contro quella di Ricci, c'è la variabile Balcani, ovvero la coppia serba dei sogni Teodosic-Markovic con quella mista formata da Pužica e Krušlin che devono andare oltre i propri limiti. C'è una Bologna che ti stritola se vuole con la sua aggressività, c'è chi ci mette sempre il fisico, che riempie l'aria con Gamble, Tessitori e Hunter, che ha la chiave Wims, che è sempre sul pezzo anche quando va in grande difficoltà. Per giocarsela la Dinamo deve migliorare difensivamente, soprattutto in transizione, deve gestire il ritmo e leggere quando può correre, quando deve poter attaccare spalla canestro con Mastro Bilan e con l'effetto Tillman, fermo da 10 mesi ma con una voglia di spaccare il mondo. Ovvio che in casa Segafredo pensino che la semifinale è solo il caffè già apparecchiato per la finalissima con Milano, ma il basket è imprevedibile quanto bello, non si può pensare di aver vinto sulla carta o di vedere nel futuro, i cerotti ci sono ma anche la determinazione e la voglia di combattere. Milano tira con quasi il 50% da 3 punti, è imbattuta e ha vinto sempre con uno scarto medio di 24 punti, la Virtus quando conta è sempre pronta, mentre Venezia, sorniona, è sempre un rebus difficile da risolvere e va sempre battuta. A dire il vero, tutti pensano che la Dinamo messa così sia l'esatta impersonificazione di Cenerentola. Lo pensano gli addetti ai lavori, le altre squadre, i guru dei pronostici cestistici. Tutti tranne uno, la Dinamo Sassari. Vasa Fusizza, caldo come un boiler, gentile da tre con il fallo. Spissu recupera per Barnell, la tripla del serbo che non sbaglia. Benz che adesso segna dall'arco. Senza paura Marco Spissu, a segno Miro Bilan a schiacciare. Prende e spara. Prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Prestito promo. Rata mensile 97,63 euro. 9.000 euro in 120 mesi. TAN 5,49%. TAEG 6,31%. Banco di Sardegna. Gruppo Biper. See you Dynamo TV. Wait, I have to say that again. How do I say it? See you on Dynamo TV. Thank you. Thank you.